2015, padre Christophe Charams, allora ai vertici della Chiesa Cattolica, dichiara in un'intervista al Corriere della Sera la sua omosessualità e presenta il suo compagno e scoppia lo scandalo. E questa sera Monsignor Charams è proprio qui in studio con noi e ci racconterà testuale la sua ribellione contro l'ipocrisia della Chiesa Cattolica. Ne parleremo questa sera con grandi ospiti, tra gli altri un vero principe della Chiesa, Monsignor Domenico Sigalini. Eccoci qua allora, tutti in studio. Buonasera. Un saluto Monsignor Domenico Sigalini, collegato da Foligno. Buonasera, pochi... Monsignore. Sì, buonasera. Lo vediamo, straordinario. Buonasera a tutti, buonasera, eccomi. Eccolo buonasera. Eccolo là, fantastico. E padre Charams, la chiamiamo ancora padre, buonasera. No? Sì, certo, sono sempre padre. Don Cristoforo, mi piaceva sempre... Anche oggi la chiamiamo Don Cristoforo. Perché no? Sono prete per tutta la vita. No, non lo chiedo. Questo non cambierà mai. Anche Emiliano Fittipaldi, collega dell'Espresso, autore del libro Avarizia, sotto processo per Vatilix, ne parleremo anche diffusamente. Però, Don Cristoforo, lei nel 2015, pochi mesi fa, ha fatto, coming out, svelando la sua omosessualità. E perché non l'ha fatto prima? E soprattutto, che cosa l'ha spinta a farlo proprio nel 2015? Sono giusto 9 mesi che passano dal mio coming out, si può dire. 9 mesi della liberazione. Perché? Perché ogni coming out necessita una maturazione e specialmente in una società o in una comunità omofobica come quella della Chiesa Cattolica, in una situazione in cui mi trovavo io, un coming out è un cammino sofferto, drammatico e anche pericoloso, prevedibile in tutte le sue conseguenze che sapevo di dover affrontare dopo la mia rivelazione della identità, di ciò che sono, della mia personalità e di ciò che ho offerto alla Chiesa, cioè il mio essere gay, il mio essere omosessuale. A proposito di Chiesa, vediamo adesso che cosa le parole famose pronunciate da Papa Bergoglio sugli omosessuali, a cui c'è stata un'aggiunta, un'integrazione proprio nei giorni scorsi. Vediamo la clip di Bergoglio. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Bene, allora questo è il Papa, ricordiamo pochi giorni fa il Papa ha detto dobbiamo chiedere scusa ai gay. Monsignor Sigalini, andiamo subito da lei e le offriamo questa occasione. Vuole chiedere scusa al mondo omosessuale? C'è Charams in studio. Io a lui non lo conosco, quindi non ho mai fatto niente di male a lui. Ho i miei pensieri che se vuole li esprimo. E certo. No, se vuole... Se lei pensa che io sia coinvolto in questo, chiedo scusa, ma non ho nessun problema. Però il Papa ha parlato di perdono. Sì. Perdono è una cosa molto più avanti di chiedere scusa. Chiedere scusa è sempre una cosetta tra di noi, perché ci siamo fatti un dispettino. No, qui il Papa alla fine, prendete tutta l'intervista, parla di perdono. Il perdono è accolto ed è dato... E quindi c'è sicuramente una posizione. Quindi, Monsignor Sigalini, lei chiederebbe perdono sì. Qui a Charamsa? Sì. Se io l'ho offeso, ma io non mi confesso, non so neanche chi è, ho sentito mica il Papa l'aveva soltanto offeso, però. Della sua vicenda. Il Papa ha chiesto perdono senza avere responsabilità, individuali. Perché la domanda, mi pare di aver capito, perché l'ho sentita in un'intervista, la domanda era della Chiesa nei confronti dei gay. Se il Papa è il capo della Chiesa, la chiede a nome della Chiesa. Se volete che lo faccia anch'io a nome della Chiesa, chiedo perdono se abbiamo operato in maniera tale che venissero segregati, che venissero umiliati, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso, non ho nessun problema semmai a dirlo, ma mettermi in una posizione di offesa nei confronti suoi, io onestamente non ce l'ho. Charams, perché evidentemente però se il Papa si è sentito quasi in dovere di dire questa importante, di prendere questa importante posizione, evidentemente c'era un passato, un pregresso, no? Di un rapporto conflittuale tra la Chiesa e l'omosessualità. No, soprattutto il Santo Padre ha risposto a una domanda posta da una intelligente giornalista americana che ha ricordato Cardinal Marx, che invece ha fatto un discorso importante sul dovere della Chiesa di chiedere perdono non a me, ma una comunità delle minoranze sessuali che sono offese dalla dottrina della Chiesa
dai documenti del Magistero, dalle imposizioni lei che ha obbligano... questo libro davanti, la interrompo perché iniziava a parlare del libro. Lei ha scritto un libro e dice che questa è la prima pietra, la mia ribellione all'ipocrisia della Chiesa, edito da Rizzoli, adesso ne parleremo diffusamente. Qual è la principale ipocrisia della Chiesa Cattolica, secondo lei? Ipocrisia della Chiesa Cattolica è eteronormatività. Cioè, è la presunzione che esistono solo gli eterosessuali e non ci sono gli altri esseri umani che siano omosessuali, bisessuali, transessuali, intersessuali. Che intersessuali rappresent... cos'è? Chiedo scusa che io non sono la differenza di l'abate pratico degli intersessuali, però sono i tifosi dell'Inter forse, dicevo, rispetto all'abate, però no. Chi sono gli intersessuali? Che... No, l'abate, tu ridi, ma lo sai chi sono gli intersessuali? Non lo so, no. Chiediamo. È vero. Sigalini, sapete che ridete tutti, ho fatto una domanda sciocca, ma Sigalini sa chi sono gli intersessuali lei? No, glielo chiedo. No, non lo so no, proprio. Appunto, quindi... Prego. Neanche ci tengo molto a saperlo, non mi no, adesso non volevo testare, come dire, scan. Però i transessuali sa cosa sono, Sigalini? Beh, quelli. No, io non lo so proprio. Ah, neanche cosa sono i transessuali? Non lo so. No? Ah, i transessuali I sì. I transessuali, sì. Ah, ma no, gli intersessuali pensavo... l'ho mai sentito. No, ecco, questo è interessante. Ascoltiamo cosa vuol dire. Ma sì, mi state facendo un esame su quello che so o che no, non so? No, 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 anche noi, glielo stiamo chiedendo. Stiamo apprendendo scuola. Anche noi, monsignori, perché mi ha incuriosito, non sì, volevo poi deviare. Chi sono questi intersessuali? No, intersessuali sono le persone che presentano le caratteristiche di ambedue sessi. Ah, ok. E non devono essere, devono essere rispettati nella certo, loro dignità. Assolutamente, giusto, capito. Il problema è esattamente delle minoranze sessuali che attualmente nella posizione ufficiale della Chiesa sono delle comunità umane perseguitate duramente. In quella persecuzione la Chiesa non si vuole confrontare con lo stato attuale della scienza e con l'esperienza delle persone. Adesso chiediamo anche aiuto a Fittipaldi, ma anche dopo il pontificato, facciamo una previsione, anche dopo il pontificato di Bergoglio, che comunque sta facendo grandi rivoluzioni, rimarrà tutto così? Oppure lei pensa che c'è una parte della Chiesa che vuole trama contro Bergoglio proprio per questa sua posizione? Questa frase che avete ricordato di Papa Bergoglio pareva di aprire un dibattito, cioè rompere il muro di un tabù. Sì. Rompere una mentalità eteronormativa in cui i cattolici non riescono a almeno dire con rispetto, senza schifo o senza barzellette, che uno è gay, cioè lei vorrebbe che uno è che la Chiesa lesbica, cattolica accettasse la condizione sessuale diversa dall'eterosessualità. Possiamo con l'aiuto di Maria Laura Cruciani andarci a vedere Sigalini e poi subito vediamo il libro nel merito. Monsignore, prego. No, allora io però vorrei riuscire a capire una cosa. Cosa c'è in gioco nel discorso di questo presbitero, che non mi ricordo se mi domandate il nome, io lo ripeto. Charanza. Cosa c'è in discussione? Che lui è omosessuale, ha un amico, è prete compagno, e vuol continuare amico. A non vivere. Non è un amico, è un compagno. Sì, ha un compagno, scusa, partner. Ha un compagno. Marito. Un partner. E con questo marito. Compagno marito. O marito vuole vivere la sua vita affettiva e sessuale. Questo mi pare che sia sì, la volontà sua. Preciso. Io sono eterosessuale, posso dirlo questo senza essere imputato di qualche pena? Sì, no. Io sono eterosessuale. Beh, lei è un monsignore, mi piacerebbe sicuramente nella mia vita umana, ho desiderato anch'io una ragazza, nel diventare prete, sapevo che io dovevo vivere nella verginità. Certo. Quindi lui è omosessuale e vuole continuare con il suo compagno, io sono eterosessuale e non voglio continuare con una compagna perché la Chiesa mi dice che il presbitero offre il suo amore soltanto a Dio e ama i fratelli in un'altra maniera che non è quella della sessualità o della convivenza, eccetera. Quindi io dico a lui che la cosa più vera che potrebbe fare è: io sono omosessuale, ho un compagno, sono prete, devo rinunciare a questa relazione. Ecco. Questo ce lo chiedono a tutti noi preti. Fittipaldi, sia transessuali che omosessuali. Poi punto... Fittipaldi, non fa una grinza la questione che pone Monsignor Sigalini da un punto di vista della Chiesa. Non sono d'accordo, però non bisogna confondere i due piani, perché
ci sono due piani nel suo caso. Nel caso del signor Charmson sono due casi che si incastrano. Uno è la questione dell'omofobia della Chiesa. La questione dell'omofobia della Chiesa è una questione antica ed è una questione che ancora oggi, nel 2016, è molto presente. Io penso che Papa Francesco stia cercando davvero di essere un Papa moderno che accetti all'interno della grande comunità cattolica gli omosessuali. All'interno della dottrina, all'interno del catechismo, per essere molto chiari, ci sono ancora espressioni molto dure nei confronti di omosessuali. Viene considerata una pratica contro natura. Benedetto XVI nel 1986 li definiva un comportamento cattivo dal punto di vista morale. E questo è ancora oggi, diciamo, la dottrina per la fede continua a considerarli in qualche modo una malattia, una patologia. Un documento del 1975 che non è mai stato considerato. Altra cosa, e qui sono d'accordo con Segalini, è la questione invece che riguarda la castità. È la castità dei preti. Qui parliamo di una tradizione secolare che non può essere, secondo me, essere messa in gioco per una questione prettamente personale, ma se vogliamo cambiare, riformare, Francesco l'ha ipotizzato, poi un mese fa ha detto finché io sarò Papa, l'ha detto ai Vescovi, non se ne parla proprio, cioè la castità rimarrà una legge fondamentale, ma le due cose insieme non devono essere confuse. Il tema che lui pone, il tema dell'omofobia della Chiesa, secondo me è un tema molto importante. Il tema della castità è un tema altrettanto importante, ma vanno distinte. Sono due grandi questioni, le diamo subito la replica. Prima però facciamo questo viaggio con il nostro Giovanni Marinetti, andiamo a vedere la questione preti e omosessualità. C'è spazio per tutti, potete rispondere tutti, però Marinetti prima, vediamo. Si ricorda del caso Charamsa? Non credo. Sono di qua. È internazionale il caso Charamsa. Se vuole glielo ricordo. Non lo ricorda. Non vuole parlare di Charamsa e di omosessualità nella Chiesa. Al momento no. Un po' di omertà però questa, eh? È un caso triste secondo me. Sono degli scandali che non devono succedere, no? All'interno della Chiesa l'omosessualità è diffusa. Beh, che significa all'interno della Chiesa? Tra i preti. Beh, tra i terni dei preti io non lo so. Si dice, c'è gente che dice questo, che sia diffuso, ma io devo dire che non ne ho mai conosciuto uno. Non ho mai conosciuto un prete omosessuale. Non dovrebbe esserci. Io non so, non conosco. È un po' omertà questo, però. Omertà, però non conosco, è vero, grazie. A tutti noi fa vergogna mettere qualche problema, qualche difficoltà, e allora penso che per loro è quello il problema delle volte, perché hanno vergogna e sì, è comprensibile. Hanno vergogna perché attorno c'è chi li fa vergognare o è una cosa... Beh, non lo saprei dire, perché almeno io non ho avuto quell'esperienza, allora non può far giudizio di una persona che non conosco. Posso raccontare anche un episodio mio di essere, aver conosciuto una persona straniera in un locale gay a Roma, invitato in albergo e scoprire che poi era un prete. Bruttissima come cosa, bruttissima. Se c'è una lobby gay funziona malissimo all'interno del Vaticano, perché i passi avanti sono pochi e sono ridicoli. Esistono tanti preti omosessuali, tanti cardinali omosessuali, la Chiesa ha sempre mascherato l'omosessualità allontanando i preti che sono stati tacciati di omosessualità e dico omosessualità. Tante volte mi è capitato di vedere preti che ci provano, che scrivono in maniera molto velata, anche con me. Mi dispiace per loro, no? Non per me. È omofoba la Chiesa? Sì. No, se non fosse omofoba non avrebbe mandato via Monsignor Charamsa, non direbbe che gli omosessuali sono da correggere, sono da indottrinare, sono da rieducare. Se la Chiesa non fosse omofoba non ci sarebbe gran parte del problema generale che c'è in questo paese ancora. Io credo che il retaggio omofobo italiano sia strettamente correlato alla presenza del Vaticano.
Io non posso giudicare nessuno, io non conosco nessuno. Cioè lei non conosce un suo collega omosessuale, ma lo dice per paura? No, lo dico veramente. Ah, veramente? Non ne conosce? Ma secondo lei, magari ci sono e non lo dicono perché si vergognano, perché hanno paura? Grazie, buona giornata. Siamo fragili, possiamo cadere. Tra i 12 che Gesù si scelse, mi dice lei chi è stato fedele? Quanti? Uno solo. Giovanni stette sotto la croce, gli altri dov'erano? Ma oltre il dibattito, nel libro La prima pietra, edito da Rizzoli, c'è anche la storia personale di Ciaramsa. Lei nel libro racconta che un bel giorno ha capito l'avance di un prete amico e in quel momento ha inteso che l'amore può anche, come dire, essere corrisposto, Ciaramsa. Sì, ho ricevuto avance dei sacerdoti, io avevo una storia anche con... Mentre era sacerdote ancora? Sì. In tempo, quando è iniziato già il mio processo di presa di coscienza della mia sessualità. Ma forse coglierei questa occasione per rispondere alle osservazioni. Io sono d'accordo di dividere due questioni. Dibattito sul celibato, che non riguarda solo gli omosessuali, sì, ma anche eterosessuali, e dibattito sull'omofobia della Chiesa Cattolica. Non di meno... E se io conosco bene la disciplina del celibato e anche la pratica spirituale legata alla verginità, come certo, diceva Monsignore, questa si fonda sulla accettazione della propria sessualità, sulla realizzazione, coscienza di chi sono eterosessuale, sono omosessuale, sono bisessuale e così faccio la mia scelta per tutta la vita di un celibato cosciente. Però senta, Ciaramsa, io invece non avevo mai questa possibilità di scavare nella mia sessualità, perché io sono una patologia, sono malato. Mi scusi un attimo, Ciaramsa, io adesso la replica di Fittipaldi, brevissimo, diamo spazio a tutti. Però lei dice nel libro che i preti omosessuali sono praticamente uno su due, più di quanti non ce ne siano, diciamo, nella società civile. E dico anche E dico anche che questo dato, che è dato di una intuizione mia, di un'esperienza mia, non è stato verificato scientificamente come dovrebbe essere fatto. Ci sono qualche pubblicazione, qualche prova è stata fatta negli Stati Uniti, in Spagna, sì, però il campo non è stato mai esplorato come dovrebbe essere esplorato. Allora, abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo, i temi sono tanti e gli ospiti ovviamente pronti a rispondere alle domande. A tra poco, dopo la pubblicità. Bene, allora di nuovo in diretta, torniamo subito da lei, Monsignor Sigalini. Però prima mi deve spiegare una frase, Ciaramsa, perché lei nel suo libro, Ciaramsa, dice per buona parte della mia vita mi sono trovato in un ambiente farisaico, parla della Chiesa ovviamente, un ambiente che mi ha violentemente segnato nel più intimo dell'animo, un ambiente dove si diventa bugiardi. Questo è un affondo, io capisco che questo libro abbia fatto arrabbiare molti fedeli cattolici, perché evidentemente dà un'immagine terribile della Chiesa. Bugiardi sul fatto esistenziale fondamentale della mia personalità, che è essere omosessuale e non eterosessuale. Bugiardi su un fatto che non può essere scontato e trascurato nella costruzione del progetto della vita, che sia di un single, di un celibe o di uno sposato, secondo la propria natura, per me con un uomo, per un eterosessuale con una donna. E bugiardi dunque sulle cose fondamentali della mia vita. E lei infatti è uscito dalla Chiesa. Io non sono uscito dalla Chiesa. Beh, adesso, no, però aspetta, però si è fatto cacciare, diciamo la bugia, al contrario che per nella società normale, la bugia è, diciamo, per la Chiesa un reato, perché nei 10 comandamenti c'è non pronunciare falsa testimonianza. Sì. Monsignor Sigalini, su questa induzione, diciamo, al reato, cioè Ciaramsa dice che la Chiesa alimenta... No, io non parlo di un reato. No, reato da punti con le virgolette, no, la violazione di uno dei comandamenti, se non sbaglio, che è non pronunciare falsa testimonianza. Cioè, secondo lei, come risponde a questa, diciamo, accusa ideale, dico, però, fra l'altro? Dico che, intanto, è una generalizzazione indebita. Cosa sa lui di me? Cosa sa lui della mia vita personale e di come ho vissuto la mia esistenza? Perché di deve dire che tutti sono bugiardi, tutti sono così, ha detto tutti sono bugiardi. Dice la Chiesa avrà alimenta trovato, questo avrà, tipo sì, di la Chiesa, sistema. La comunità, ma scusate, ma c'è... comunità.
Ma c'è anche la possibilità di sbagliare, di ritrovarsi, di ricorreggersi, di vedere dove sta il cammino della perfezione. È mica facile, eh? Il cammino della sessualità anche per chi si sposa non è mica facilissimo. Deve mantenere la castità con la sua moglie, e la moglie col suo marito. Su questo io sarò inflessibile, ma sempre in grado di perdonare, perché il Signore permette anzi... Sigalini, ma secondo lei parlava di correggere, secondo lei Monsignore Ciaramsa dovrebbe in qualche modo correggersi? Secondo me deve lasciare il sacerdozio, perché non può stare prete e avere un compagno. Su questo la prima cosa da fare, per essere onesto, di smettere di essere prete e chiedere la dispensa. Però Sigalini, le voglio fare una domanda, perché è importante. Se invece avesse fatto soltanto, se invece avesse fatto soltanto coming out, senza portare con sé un compagno, cioè un prete può essere gay e continuare a essere sacerdote, così come lei ha detto io sono omosessuale, sono eterosessuale e sono un sacerdote. Questo è il punto, secondo me, chiave. Può essere anche gay, ma se vive la sua castità, come ma non tutti. Può perché Monsignore, documento 2005, perché Sigalini Papa Benedetto dimostra di essere molto aperto. Un documento di segregazione razziale: un omosessuale non può essere sacerdote cattolico. E per favore, lei che è vicino al Papa Francesco, trasmetta al pontefice attuale che questo documento è contro diritti umani, che questo documento... Dunque, un gay non può essere prete. Scusa, cominciamo intanto a vedere cosa vuol dire essere gay. Cominciamo a vedere se questa omosessualità è tranquillamente... È una realtà ammessa in tutti i casi, se non c'è dietro qualche altra difficoltà nella vita della persona. Ma insomma, abbiamo deciso che i generi cioè il maschio e la femmina, questo è un dato della natura preciso. Sulle altre realtà si ragiona in maniera molto diversa e con molta attenzione. Però capiamo, e non mi pare questo lo spazio in cui possiamo chiedo a Monsignor Sigalini che mi confermi se ha letto documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 2005 firmato da Papa Benedetto XVI. Ma il Papa stesso ieri nell'intervista ha richiamato il catechismo della Chiesa Cattolica. Io chiedo se la legge del 2005 Sigalini dice che se uno è omosessuale ma tecnicamente non esercita, cioè si tiene la sua omosessualità per non sé, può essere prete. Può essere prete, dice Sigalini. Questo è interessante. Ma questa è un'apertura che ha fatto Sigalini e sono contento l'abbia fatta. Dal punto di vista però della catechesi, anche ricordato che Papa Francesco ha parlato della catechesi. All'interno della catechesi, e questo l'ha detto anche il cardinale Schönberg, ricordando che nulla era cambiato nell'approccio tra Chiesa Cattolica e omosessualità con il Sinodo, che da questo punto di vista è stato fallimentare. All'interno del catechismo ci sono delle parole molto dure rispetto all'omosessualità. Si parla di comportamenti contro natura, si parla di disordine rispetto alla legge naturale delle cose. Quindi da questo punto di vista, nonostante il Papa, secondo me personalmente, ha fatto delle enormi aperture rispetto al passato, chiedere perdono, come dice Sigalini, è una cosa molto importante. Dal punto di vista dottrinario non è cambiato praticamente Facciamo nulla. Facciamo la prova allora, sulla base di quello che dice Fittipaldi. Secondo lei, Monsignor Sigalini, l'omosessuale risponde a un disordine, viola la natura? Beh, questo dice il catechismo, lui non può che essere d'accordo. Magari apre, apre pure Sigalini. Scusate, sì, però bisogna anche sentire il Papa, infatti, dice cosa posso dire io. Io devo conoscere questa persona, devo sapere cosa ha dentro, com'è la sua vita interiore, perché io non mi permetto di condannare nessuno se non so la sua esistenza, la sua fatica a vivere, la sua voglia di amare, il suo comportamento che ha. Sigalini, c'è ancora un problema evidente, questo dalle sue parole esce fuori, tra un'apertura, un'apertura enorme che questo Papa sta facendo rispetto alla dottrina cattolica che resta in qualche modo, non voglio utilizzare la parola retrograda, ma comunque su posizioni molto dure nei confronti degli omosessuali. C'è questa opposizione chi considera gli omosessuali al pari degli eterosessuali spera che in un futuro anche la dottrina possa cambiare, perché ci vogliono delle leggi precise. Se la dottrina non cambia, è chiaro che gli omosessuali continueranno a vedere nella Chiesa non una madre che li abbraccia, ma
un'entità, sì, la interrompo, diciamo, un attimo, perché come in un racconto circolare, ripartiamo, no, poi ritorniamo subito per i saluti, come in un racconto circolare, vediamo che cosa c'è in questo libro di Charamsa, La prima pietra, edito da Rizzoli. Vediamo la scheda. Prete, uomo, omosessuale, è possibile esserlo insieme? È immaginabile una chiesa progressista? Dalle risposte a queste domande Charamsa, ex ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, sfida l'istituzione della Chiesa, ponendo la sua prima pietra di liberazione in un libro di prossima uscita dal titolo omonimo. Papa Francesco, sul volo di ritorno da Erevan, ha ribadito quanto espresso nel suo primo viaggio, ovvero chi siamo noi per giudicare, aggiungendo che la Chiesa dovrebbe chiedere scusa. Parole importanti di contro alle reazioni suscitate in ambiente ecclesiale dal coming out pubblico di Charamsa, che ora si racconta e che definisce disumanamente ignorante verso l'identità umana la Chiesa. Un percorso lento e travagliato, passato attraverso due pontificati, egli stesso dice di aver riflettuto a lungo sulla coerenza di alcuni precetti. La biografia si snoda attraverso il lavoro alla Santa Inquisizione, il KGB del Vaticano, che rappresenta il definitivo chiarimento di come quei custodi di verità sarebbero invece custodi dell'ottusità del sistema intellettuale, le verità e il silenzio. Charamsa racconta la sete di potere, le alleanze spirituali, la lobby spontanea contro il progressista Papa Francesco, a cui l'autore si rivolge in una lettera, da una parte i buoni, dall'altra i cattivi, in un calco rovesciato del mondo. Nel libro non c'è una spiegazione sul perché questo accada, se non in quello che l'autore definisce un sonno disumano, ma ci sono in conclusione le proposte di come la Chiesa potrebbe rinnovarsi, dando dignità a coloro che sono stati tacciati per decenni come il male. Bene, questo era il pezzo di Maria Laura Cruciani. Noi, sì, caro l'abbate, vi auguriamo un ottimo weekend, ci rivediamo lunedì. Salutiamo il grande Monsignor Segalini. Grazie Monsignor Segalini, ci venga presto, ci torni presto a trovare. Bravo. Sì, sì, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, amici. Amici. Grazie a lei. Arrivederci anche a padre. Saranza, fatti, grazie a lei. Fatti serio. Fatti serio. Sì, per favore, legga fatti documento del 2005, vita. Per favore. Fatti io... chiarezza nella vita anche tu. Vabbè, per favore, ho già fatto 9 mesi fa. Sono felice. Io sono un inquisitore. Su libri di questo tipo. Io sono un inquisitore. Non lo devi fare su libri di questo tipo. Io bene, sono un inquisitore e esigo dai credenti battezzati conoscenza dei documenti salutiamo della Chiesa Cattolica. Però lei deve leggere. Dobbiamo chiudere, ragazzi. Autore, ricordiamo, di Avarizia, grande libro, insieme a quello di Nuzzi, protagonista degli ultimi anni editoriale, che tra qualche settimana avrà la sentenza di Vatilix. Noi ci vediamo lunedì. Speriamo bene. Per favore. No. Possiamo andare?